Siamo tutti quanti volontari. Siamo qui perché ci piace questa struttura, ci piace questa storia e ci piace raccontarla o fare in modo che tutti la conoscano. Io non ho detto niente. Fare in modo che tutti la conoscano. E quindi noi siamo volontari e il vostro contributo va tutto quanto al restauro. Finora sono stati fatti 18 restauri, stiamo iniziando qualcun altro. E anche questo chiostro, che non ha l'organizzazione originale, magari vorremmo farle tornare con l'organizzazione originale, anche di tutte le piante che erano qui. E questo lo possiamo fare solo grazie al vostro contributo. Quindi grazie per sempre. Questo è il primo chiostro che incontriamo, ma è successivo alla fondazione dell'ospedale. Qui vi era l'orto dei semplici, l'orto con le piante mediche, piante officinali, usate poi in farmacia per produrre il farmaco. Abbiamo trovato l'elenco completo di queste piante nei documenti dell'ospedale, sono tantissime, e adesso infatti ce ne sono poche, però come vi dicevo vorremmo ripiantarle tutte quante. Tra queste piante c'è anche l'aloe vera, che è di recente scoperta, è lì, e questo ci fa pensare comunque è stato usato fino a tempi abbastanza moderni. Era usato sia dai primi prati speciali della prima farmacia, sia da quelli della farmacia moderna. E oltre alle piante officinali qui vi era una serie di alberi di rappresentanza, di cui vi è rimasto solo questo qui su cui siamo. È uno degli alberi più antichi della città, più grande della città, è un canforo, albero della canfora. E vi invito a raccogliere una fogliolina, un rametto per sentire l'odore della canfora, che è molto particolare. Qualcuno può ricordarlo perché è usato nei mobili per proteggere le tarme, oppure come vaporum, oppure come spray alcuni sportivi che uso per raffreddare i muscoli. L'olio di canfora ha tantissimi utilizzi, era infatti utilizzato, scusate, anche in farmacia, come olio per produrre alcune sostanze. È un albero immenso, ha un'apertura di 20 metri e a Napoli ce ne sono solo 3 di questo tipo, anche perché secondo una leggenda venivano donati dal popolo alla regina, quindi avevano anche una certa importanza. Uno è qui, uno al bosco di Capodimonte e uno ai Camaldoli. Questo è un chiostro perché confina con dei conventi, più di una, per la verità. In fondo c'è il convento di Regina Celi. Da lì, da una porticina, le suore entravano all'interno di una struttura per trattare con i malati. Questo qui alla destra era il convento delle convertite, oggi infatti è l'ex convento, divenuto poi la pazzeria dell'ospedale. Adesso sono le parti ospedali, proprio dietro qui c'è il museo, dove era proprio la pazzeria, dove si è venuto. Quello lì in giallo invece è il convento dei frati pisani. Frati pisani che nella tradizione napoletana, per esempio, sono detti frati bottazzini. Quelli che sul presepe bevono, i frati ubriaconi. Loro infatti avevano dei vigneti, producevano il vino, in questo contesto si occupavano dei rifornimenti in ospedale, ma non volevano in nessun modo entrare in contatto con i malati, non si volevano ammalare, restavano chiusi all'interno delle loro celle. Solo che nell'Ottocento ci sono troppi malati, soprattutto i Sicilia, e non si sanno più dove metterli. Tra l'altro la Sicilia nell'ultimo stadio porta alla pazzia, quindi erano anche incontrollabili. Cosa decidono di fare le suore? Li vestono da frati e li mettono dentro a convento. Scoppia una rivolta, giustamente, e deve intervenire l'esercito borbonico che impiega 4 giorni a sedare questa rivolta. Erano proprio arrabbiati con questi frati. E alla fine Gioacchino Murà decide che questa struttura deve entrare a far parte dell'ospedale, quindi caccia i frati e ne fare parte dell'ospedale. Vi faccio notare un'ultima cosa. Alle spalle di questo corridoio da cui siamo entrati c'era un edificio, un reparto, che era il reparto di Giuseppe Moscati, preso in pieno da una bomba nel 42 e mai più ricostruito. Lì infatti si vede ancora un pezzo di un muro antico. E i danni che vedete strutturali sono ancora danni di guerra, quelli che ci sono. Questi reparti non furono più ricostruiti perché un architetto del Duce scrisse nello stesso anno che il luogo non aveva importanza a fini strategici e quindi questi edifici non andavano ricostruiti. Solo successivamente, ad esempio, Ostetrice è stato ricostruito qui fuori. Prego. Hai detto